Bentornati tutti, siamo noi. Eccoci qui. La sanità sempre più a pagamento, le difficoltà di trovare una casa, la solitudine degli anziani, lo spopolamento dei piccoli centri abitati. Sono tanti i problemi che ci accomunano, di fronte ai quali se siamo soli ci sentiamo infinitamente impotenti. Ma c'è un movimento crescente di persone nel nostro paese che sta provando a costruire soluzioni a questi problemi. E come? Beh, ripartendo da un vecchio e purtroppo dimenticato proverbio: l'unione fa la forza. Una parola al centro di questo appuntamento, e dunque una parola importante, perché si chiama condivisione, che è poi sempre il frutto di un incontro che noi definiremmo possibile fra persone diverse, generazioni diverse e, perché no, anche competenze diverse. Sì, Massimiliano, oggi è il cuore di Siamo Noi quello che tiriamo fuori, perché parleremo di questo grande movimento di idee, di persone, di questa messa in comune di risorse che ci restituisce un orizzonte di speranza. Lo facciamo con gli ospiti che sono qui in studio. Bentornato Johnny Dotti. Era un po' di tempo voi che non venivi. Imprenditore sociale, amministratore delegato di ON, impresa sociale, autore di diversi saggi, di cui uno ha il titolo proprio illuminante, Con due punti, dividere, edito da Sossella, è uscito proprio da poco. Ben arrivata Lucia Ercoli, direttore sanitario dell'associazione Medicina Solidale, e qui il tema è davvero quello della condivisione dei servizi legati proprio alla salute. E ben arrivata, benvenuta Alessia Pecchia, che è socia della cooperativa di comunità Biccari. È una realtà molto interessante, siamo in provincia di Foggia e nasce da un altro tipo di condivisione, la condivisione tra generazioni diverse. Allora Johnny, io parto da te, perché tu insomma sei abituato a vivere e a lavorare condividendo, ci hai tante volte raccontato che si condivide a partire dalla famiglia, 4 figli, famiglia numerosa, ma tu vivi da 30 anni in una comunità di famiglie, frequenti il mondo dell'impresa sociale. Per te che cosa significa, quando io dico condividere, di che cosa parlo? Parlo innanzitutto dell'essere un uomo con gli altri uomini. Un uomo che ha bisogno, un uomo fragile, che non ha paura della sua fragilità e sa che la sua fragilità la può condividere con gli altri, perché condividendola con gli altri le fragilità diventano solidarietà. Cioè, innanzitutto per me c'è questo principio umano, prima che forme organizzate, prima che forme giuridiche, prima che forme di impresa, c'è l'idea che con l'altro, l'altro non l'identico, l'altro, e questo è il problema di fondo, io posso andare ben oltre quello che posso fare da solo. E questa è la base del condividere. E che se spezzando il poco che ho, posso moltiplicare quello che ho. Ecco, qui ti voleva questo spezzando. È per questo che hai messo i due puntini tra con e dividere. Certo. Il titolo del libro che abbiamo appena messo. Ma sì, ma visto che siamo anche in casa cattolica, cioè la moltiplicazione dei pani e dei pesci, che è una parabola sulla condivisione. È possibile moltiplicare se prima dividiamo, se no non è possibile moltiplicare. Nei tempi della finanziarizzazione invece c'è l'idea che prima viene la moltiplicazione e poi si divide. Si pensa anche per le tasse, no? Prima bisogna produrre tanta ricchezza e poi dividiamo. No, io sostengo esattamente il contrario oggi. Bisogna imparare a dividere quello che c'è, e dividendo quello che c'è si moltiplica il nostro desiderio e la nostra libertà. È bello libertà. Questo rovesciamento di prospettiva, che poi insomma, ecco, il Vangelo qui c'entra parecchio, giustamente. In questa puntata noi abbiamo voluto scegliere un approccio molto concreto, per cui partiremo dai problemi, dalle difficoltà, per vedere come si trovano e come si sono trovate già delle soluzioni. Allora, nei nostri schermi adesso vedremo come uno dei problemi, delle maggiori difficoltà con cui gli italiani si trovano a fare i conti è proprio la spesa medica. Questo è un titolo dell'Avvenire, sono 7 milioni i nostri concittadini, davvero la faccenda riguarda tante persone, secondo il più recente rapporto Censis, RBM, Assicurazione, Salute, che si indebitano per potersi curare. Allora Johnny, questo non è assolutamente un numero che possiamo liquidare con leggerezza, anche tenendo conto che, visti i problemi della nostra spesa pubblica e visto quello che non emerge, perché lì di sommerso ci sarà parecchio, quelle cifre secondo me sono molto più importanti. Io non per fare presuntuoso, ma credo che 15 anni fa ho cominciato a interessarmi di questo dato, perché già nel 2007 noi eravamo vicino a 30 miliardi di spesa, 30 miliardi di euro, oltre la spesa sanitaria normale. Oggi siamo vicino ai 40 ed è cresciuta durante la crisi, questo è molto interessante.
vuol dire che è cresciuto un mercato. Ma allora anche qui, o si risponde solo in termini individuali, con l'idea dell'erogazione di un servizio e della, diciamo, del fabbisogno individuale di un servizio, o immaginiamo che alcune cose è meglio affrontarle insieme. Ma questa è la grande tradizione mutualistica italiana. Perché lì dobbiamo tornare? Tra poco ci torniamo al recupero delle radici. Questo le è un mutue tema importante, sanitarie. Gabriella, sì. L'emergenza sanitaria, alla quale si può dare una risposta, no? Anche, anzi soprattutto partendo dalla condivisione, vero Ercoli? Ci spiega che cos'è il servizio di medicina solidale? Beh, il servizio di medicina solidale è stato tante cose nel tempo e sostanzialmente è nato perché aveva fatto questa scommessa, restituire l'opportunità della gratuità delle cure agli indigenti, quello che viene sancito nell'articolo 32 della Costituzione, che però cozza con quelle che invece sono le disposizioni regionali che in qualche modo hanno trasformato gli ospedali da luoghi di cura ad aziende. E quando io trasformo qualcosa in un'azienda, introduco naturalmente il concetto del profitto e chiaramente avviene, diciamo, almeno questo è quello che, su cui noi ormai ci troviamo a lavorare da 15 anni, si vengono a colpire i soggetti più deboli, cioè quelli che dovrebbero essere più tutelati perché in relazione alla condizione economica, vengono colpiti due volte. E se prima, diciamo, nella nostra esperienza questo riguardava prevalentemente gli immigrati in via di regolarizzazione, adesso devo dire che coinvolge molto più seriamente la popolazione italiana. Per di più ci sono delle disposizioni di legge che non fanno altro che peggiorare questa situazione. Mi spiego subito. Le persone che non hanno una residenza e che vivono nelle cosiddette occupazioni o negli insediamenti informali, e sono tantissimi gli italiani, non possono più accedere al sistema sanitario nazionale. Quindi la persona che si trova ad essere colpita maggiormente della crisi, che perde il lavoro, che non ha più una casa o che è costretta a vivere in macchina come molti papà separati, non accede più alla cura. E non accede più alla cura nel momento in cui diventa più fragile. Questo devo dire che diventa inaccettabile quando colpisce i bambini, che sono la categoria più vulnerabile del nostro paese e di cui non si interessa nessuno. I più deboli fra i deboli. Esatto. E lei giustamente ha messo l'accento, no, su chi ha bisogno delle cure e spesso non ne ha la possibilità per una serie di motivi. Io però adesso vorrei ritornare alla parola condivisione, perché nella sua esperienza condivisione significa che ci sono dei professionisti che mettono in condivisione il proprio tempo e la propria esperienza professionale. Non mi sembra da poco questa roba qui. Certamente non è da poco. Noi ci siamo trovati a dover sviluppare un sistema sanitario, tra virgolette, volontaristico, che ha poi realizzato tutta una serie di punti nella città, fino a trovare l'accoglienza del Santo Padre nell'ambulatorio del Colonnato, che da quest'anno abbiamo anche caratterizzato con un ambulatorio di genere dedicato alle donne in gravidanza, perché se da una parte, diciamo, si fanno tanti discorsi sulla denatalità, sulla vita nascente, sulla tutela, poi noi abbiamo donne in gravidanza che non riescono ad accedere a un servizio pubblico. E questa è una questione gravissima. E quindi, diciamo, io devo dire, penso che tutto questo nasca assolutamente da un disegno provvidenziale. In questo percorso, che un po' era iniziato in maniera solitaria, ho trovato tanti colleghi che invece si sono fatti carico di questa urgenza e hanno messo a disposizione il loro tempo, la loro esperienza per curare queste persone. Io la interrompo per sottolinearlo ancora di più quello che lei sta dicendo, perché siamo in un momento in cui i turnover sono bloccati, i medici sono pochi, sono spesso in affanno. Queste persone sono doppiamente eroiche in questo senso, perché mettono a disposizione tempo, energie personali. Quando dice abbiamo trovato tanti colleghi, ci dà un'idea più o meno di quanti colleghi parliamo? Perché i presidi su Roma sono diversi. Sono diversi. Adesso saremo circa una quarantina di persone. E devo dire che le domande di varie generazioni, cioè noi abbiamo medici giovani, abbiamo medici impegnati in aziende ospedaliere e universitarie, abbiamo professionisti che quando sono andati in pensione hanno
manifestato l'intenzione di dedicare il loro tempo alle persone più fragili. E adesso riusciamo a coprire tutta una serie di presenze nella città che noi abbiamo denominato le nuove porte civiche di Roma città metropolitana, perché in realtà attraverso la richiesta di assistenza medica arriva una richiesta molto più articolata, certo, molto più articolata e molto più complessa, per cui non è più soltanto l'atto della cura, del dare il farmaco, che già è importantissimo. Ma c'è un accompagnamento. Cioè, l'elemosineria apostolica ci fornisce tutti i farmaci e fa una grande differenza tra avere una diagnosi e poi avere anche la terapia per potersi curare. Gente dimessa dai pronto soccorsi degli ospedali con indicazione diagnostica, indicazione agli esami che deve fare, indicazione alla terapia che deve prendere sulla carta. Che non, dopodiché, può fare. Che non può fare. I mezzi non ci sono. Che non può fare. Mi chiedevo... Scusa, Johnny voleva... No, volevo dire una cosa. Perché io credo che siamo nel tempo in cui, come dire, ad esempio, no, noi veniamo da una fase in cui o c'è il volontariato, o c'è lo Stato, o c'è l'impresa profit. Io credo che il sentimento e l'azione del condividere porta ad andare oltre questa separazione che c'è stata nei passati secoli. Va benissimo che ci sia lo Stato, va bene che c'è il volontariato, va bene che c'è l'impresa profit, ma io credo che possano nascere nuove forme di socialità e nuove forme di economia modulate in maniera diversa. Faccio due esempi partendo da quello che ha detto lei. Cioè, tu puoi immaginare di avere un rapporto solo singolo con le persone, dargli il farmaco, o come dice lei, siccome incontri una persona, quella persona poi ci avrà problemi con suo figlio, e c'è tutto un accompagnamento che devi mettere. E allora il condividere vuol dire che tu non fai un'operazione solo specialistica, ma tu sei un canale, cosa che nei settori troppo specializzati e troppo burocratizzati non puoi fare. Ma la stessa cosa, io credo che se andranno avanti cominceranno a mettere insieme le persone, condividere i propri bisogni vuol dire assumere una coscienza anche della propria salute e della propria modo di stare al mondo molto più elevata, paradossalmente il modo di fare prevenzione. Cioè, voglio solo dire che la condivisione ti porta alla trasformazione sociale e alla trasformazione economica, una rivoluzione culturale, diciamo così. Alessia, nella vostra realtà in provincia di Foggia, che lo spiegheremo tra poco, nasce proprio dalla condivisione, esistono dei luoghi di cura gratuiti? Esistono, però noi abbiamo il primo centro ospedaliero vero e proprio a una trentina di chilometri, quindi anche l'accesso alle cure da noi è abbastanza difficile, perché è un centro, è un piccolo centro nei Monti Dauni e non offre molti servizi, soprattutto per gli anziani. Ecco, gli anziani sono come i bambini un anello debole di questo sistema, della no? Catena. Sì, e sono la maggioranza nel nostro comune, per cui noi abbiamo cercato di dare un freno allo spopolamento proprio grazie a questa cooperativa. E avete cercato di trovare un'alleanza che è così bella che verrà raccontata tra pochissimo per filo e per segno. Tra pochissimo. Intanto io però voglio sapere quanti sono gli anziani, perché lei ci ha parlato dei bambini, no? Del diritto alle cure. Ma gli anziani che si rivolgono al vostro ambulatorio? Sono soprattutto anziani senza fissa dimora. E questi noi li accogliamo soprattutto nell'ambulatorio del Colonnato e nell'ambulatorio di Via della Lungara. E sono persone sole, separate dalle famiglie, diciamo, in maniera traumatica, e non sono la prevalenza dei nostri assistiti, perché noi abbiamo una prevalenza come decade tra la terza e la quarta, quindi una popolazione molto giovane. Noi non ci rendiamo conto quanti ragazzi siano in strada e quante ragazze siano in strada. E anche molte ragazze, diciamo, italiane. Questo è il grande cambiamento, sono veramente i frutti di una crisi fin troppo lunga. Johnny, quando pensiamo alla solitudine degli anziani, giustamente Massimiliano sottolineava, sono l'anello proprio più debole, no, della catena,
Ci sono anche qui delle soluzioni possibili, delle strade nuove che hanno a che fare con un'economia nuova di condivisione che si stanno sperimentando. Assolutamente sì, ed è urgente che noi le prendiamo, perché la società si sta spostando tutta verso la parte finale, cioè la nostra struttura demografica ormai vedrà a breve gli over 65 che supereranno gli under 25, non solo nel suo paese, in tutto il paese, e a meno che viene una guerra, e speriamo di no, questa è la struttura nei prossimi 30-50 anni. Allora, immaginare degli interventi con gli anziani che sono solo, diciamo, finalizzati e specialistici sugli anziani, singoli, l'assistenza domiciliare come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, la casa di riposo, non va bene. Sono tutti in paradigmi che vanno superati. Ma no, faccio un esempio, nelle grandi città si possono mettere insieme gli studenti che pagano un letto 300 o 400 o 500 euro in nero e gli anziani che sono in casa da soli e hanno case da 40-50 metri quadrati. Con vantaggi reciproci. Quando l'abbiamo, io l'ho tentato a più parti, ma funziona benissimo. Cioè, e tu lì, due bisogni separati diventano una compagnia. Allora, poi in alcuni casi, alcuni centri diurni per gli anziani diventano anche posti dove ci possono stare anche i bambini. È dimostrato da moltissime ricerche scientifiche che la vicinanza degli anziani ai bambini è una vicinanza molto positiva, li tranquillizza dal punto di vista psicomotorio. È uno stimolo incredibile. E gli anziani, soprattutto quelli che hanno alcune patologie, ne traggono dei benefici enormi. Cioè, faccio due esempi molto banali. Questo vuol dire però forme sociali, forme economiche e per me forme pubbliche diverse. Se stiamo dentro un meccanismo queste troppo rigido... Queste sono le soluzioni possibili. Ce n'è un'altra che ci indica anche nel suo libro, il nostro Gianni. Cooperativa Namaste, ti ricorda qualcosa? In questo momento è la cooperativa di cui sono socio volontario. Allora, non sai che cosa abbiamo fatto, Gianni? Siamo andati a Treviolo, siamo in provincia di Bergamo, dove un gruppo di anziani... Grazie alla proposta della cooperativa Namaste ha scelto di sfuggire all'isolamento e alla solitudine. Vediamo che cosa accade. Il luogo dove ci troviamo è il frutto di un grande dono che la signora Antonietta Dolci fece nel 1914. Lasciò tutte le sue ricchezze per poter aiutare i bambini poveri e poi soprattutto anche nel seguire gli anziani bisognosi, gli ammalati. Nasce il desiderio dell'associazione che prese vita da lei, l'associazione Rioli Dolci, che ha ristrutturato l'edificio originario dove la signora viveva, realizzando l'edificio per la scuola dell'infanzia, ma anche tutto il complesso che è destinato a sostenere la vita degli anziani. Namaste è una cooperativa sociale che opera in provincia di Bergamo, che ha nella propria mission l'occuparsi della fragilità delle persone per trasformarle in risorsa. Ci sono progetti il cui tentativo è quello di fare in modo che le persone anziane trovino all'interno di una dimensione dell'abitare un'accoglienza delle loro fragilità, vivendo all'interno ciascuno di un proprio appartamento privato, ma vivendo allo stesso tempo degli spazi pubblici comuni in coabitazione con gli altri anziani. Il tentativo è quello di fare in modo che le loro autonomie si salvaguardino. Allo stesso tempo, laddove c'è bisogno di alcuni supporti, o di natura infermieristica, o di natura assistenziale, ma soprattutto di natura relazionale, hanno la possibilità all'interno di questo contesto di usufruire di spazi comuni, fare in modo di ricostruire quella dimensione domestica e casalinga che loro vivevano all'interno del loro domicilio. Qui uno si sente ancora vivo e si sente ancora partecipe della società. Mi trovo bene, sono ancora automunito e autosufficiente dal punto di vista. La mia scelta è stata subordinata a questo, la possibilità di essere seguito nel caso mi dovesse succedere qualcosa, qualsiasi cosa, perché la struttura è organizzata proprio nel modo che se io ho bisogno schiaccio il pulsante ed è qui la persona che mi serve, che mi aiuta, che mi dà una mano. Ora sono sola, sono venuta qui anch'io a stare qui, mi trovo molto bene. E perché non sono da solo, c'è qui la compagnia, certo. Sì, no. Ragione, quello sì. E mi aspettavo un ambito completamente diverso, quindi magari un gruppo di... pensando agli anziani si potrebbe pensare un gruppo un attimo più spento, invece anche loro, nonostante la loro età, sono molto
espressivi, sono molto comunque persone che hanno ancora voglia di fare, di raccontare, soprattutto tanto raccontare, ma è anche piacevole apprendere anche nozioni di vita da loro. È molto interessante, Johnny, quello che abbiamo appena visto, perché è un esempio di co-housing, di anziani che vivono insieme, che beneficiano i servizi insieme. Quasi commosso. Abbiamo creato una bella sorpresa. Non se l'aspettava di vedere il servizio lì, no? Con il supporto di ragazzi giovani, quella è una soluzione, in alcuni paesi anglosassoni già da tempo si sperimenta con successo. Poi c'è l'altra via che tu avevi iniziato a spiegarci, ce l'approfondisci un po', cioè quella di fare in modo che giovani e anziani faccio un esempio. A Milano il 50% delle famiglie è fatta da una persona sola. Tenete conto che in giro per l'Italia si va dal 35 al 50, eh? Cioè, questo è il dato reale quando parliamo di demografia. E il bello è che a Milano il 60% di queste case sono in mano a persone anziane e sono case grandi. Allora è un problema anche di buonsenso, di politica sociale di buonsenso, mettere insieme questi spazi e queste disponibilità insieme a studenti. Penso a Milano, perché ci sono 12 università che pagano magari 300, 400, 500 euro in nero per una stanzetta di 10 metri quadrati. Laddove si è approvato succedono cose. Funziona. Molto, ma certo, succedono cose molto interessanti. C'è bisogno però di quell'accompagnamento di cui parlavi, certo, tu prima, perché bisogna vincere anche una certa diffidenza, ma dell'anziano, certo, che magari ha vissuto a casa. Niente va improvvisato, come il loro ambulatorio, ha bisogno di cura, preparazione. Però detto questo, ci si può applicare con intelligenza. E funziona, come c'è la soluzione. Certo, funzionano tante cose in Italia. Vediamo tante persone mettono in comune. Sentiamo voleri, Simone. E saperi. Simone? Eccoci, allora pronti a fare ai nostri amici ascoltatori la domanda del giorno. Diteci se avete trovato nella condivisione la soluzione ad un problema. Poi lo sapete, qui siamo noi, siete voi i protagonisti. Allora raccontatevi, raccontateci la vostra bella esperienza di condivisione al nostro numero verde che è a vostra disposizione, 822-88-96. Lasciateci un messaggio in segreteria, oppure se siete già esperti inviateci una mail, siamo noi @tv2000.it. Venite a trovarci sul nostro profilo Facebook oppure su Twitter attraverso il nostro profilo @ siamo noi TV2000. Vi aspettiamo. Molto bene, Simone. Anche a Biccari, Alessia, vero? Si sono uniti i giovani e anziani per risolvere un problema che peraltro riguardava tutta la comunità. Qual è il problema? Beh, il problema era quello un po' dello spopolamento e un po' della la depressione di intenti. Noi abbiamo cercato di condividere proprio gli intenti. E la cooperativa è nata dopo un lungo processo di partecipazione che vede coinvolte tutte le fasce della popolazione, quindi noi siamo più di 200 soci al momento. Il più anziano ha più di 90 anni. Ma che cosa fate esattamente? Allora, noi organizziamo diversi tipi di attività, ci sono diversi progetti che sono già nati, altri in cantiere. E quello che vogliamo fare è cercare di sfruttare le risorse che abbiamo sul territorio, soprattutto perché il nostro è a vocazione agricola. Però cerchiamo di capire bene, gli anziani che cosa fanno in questo lavoro comune? Gli anziani sostengono il lavoro dei giovani, semplicemente, perché noi abbiamo tre tipi di soci, i soci lavoratori, utenti e sovventori. Gli anziani non hanno più interesse nel lavorare perché hanno già lavorato abbastanza, hanno già dato, diremmo noi, la loro vita. Quindi cercano di sostenere le nostre idee finanziando la cooperativa. Mettono i soldi, tanto per intenderci. Certo, quello, il capitale sociale è stato versato da tutti. E, la cosa bella è che loro hanno smesso di credere che i giovani siano dei nullafacenti. E noi crediamo che loro abbiano ancora molto da insegnarci. Che cosa volete imparare da loro e che cosa mettete a disposizione voi giovani? Allora, noi mettiamo a disposizione le nostre competenze. Facciamo un esempio di attività in cui voi avete il sostegno, la fiducia, il sostegno economico dell'anziano e poi voi vi siete attivati. Sì. Facendo cosa? Ad esempio qui in questa immagine c'è il lago Pescara, che è un lago a 900 metri sul livello del mare ed è all'interno di un'area naturale bellissima. Noi all'interno dell'area montana stiamo cominciando ad organizzare diverse attività, l'escursionismo. Quindi riscoperta del territorio, attività turistiche, coltivazione dei terreni. Sotto il profilo enogastronomico, quindi abbiamo
intenzione anche di coltivare una parte del vivaio forestale, votarla alla coltivazione dei frutti di bosco, ma anche del... anche alla produzione del miele e del tartufo. Quindi una bella valorizzazione del territorio, ma una curiosità, siete riusciti a invertire il senso di marcia, nel senso i ragazzi che spopolano questi paesi e che vanno fuori stanno tornando o manifestano il desiderio di restare dove sono nati? Beh, ci stiamo provando, questo è un processo abbastanza lento, però noi siamo già i primi che ci crediamo, eravamo usciti fuori e siamo tornati. Hai visto che bel progetto, Johnny? Peraltro hanno rimesso a nuovo il borgo, l'hanno fatto rivivere anche dal punto di vista turistico, e questo dà il segno di una cosa importante, no? Che attraverso il recupero del territorio, attraverso le alleanze, e perché no, anche il riuso di beni inutilizzati, si può creare qualcosa di bello. Ma certo, cioè... questi sono esempi veramente molto, molto belli e molto interessanti. Io credo che il passaggio in più che dobbiamo fare è immaginare che queste non sono questioni marginali rispetto al paese. Qui si gioca il futuro del paese. Allora, siccome il paese è cresciuto attraverso reticoli di piccola impresa e capacità di connessione tra storie familiari, storie territoriali, e negli ultimi 30 anni noi questa cosa l'abbiamo persa, per varie ragioni, qui non è inutile fare gli analisti, bisogna immaginare di riprendere una via di condivisione come via di produzione del valore, cioè come via di produzione anche di valore economico, sociale, politico, religioso, aggiungo, uscendo dal campanilismo. Cioè noi dobbiamo prendere quella che è la tradizione e provare a metterla dentro la modernità. Faccio due esempi banali. Allora, io credo che tutte le strutture di coordinamento che sono riconosciute anche in Costituzione, dalla Confartigianato alla Confcooperativa, ai sindacati, che stanno vivendo tutti un grande declino oggi, sono portatrici di una storia di popolo. Allora, queste organizzazioni, ad esempio, possono andare di più verso la condizione del costruire comunità che sono in grado di condividere con i propri territori i problemi di welfare, i problemi di formazione, i problemi della salute, e facendo questa operazione fanno un'operazione inclusiva. Dall'altra parte, tutte le attività innovative più importanti oggi hanno bisogno di mettere insieme competenze diverse, senza gerarchie rigide all'inizio, ma tu puoi mettere insieme ingegneri con agricoltori e con urbanisti nell'immaginare un territorio, se c'è l'idea della condivisione. C'è un mondo di possibilità concrete qui, possibilità, potenzialità che sono un po' più complicate quando ci muoviamo nelle città, ma sempre possibili. Ora, una delle difficoltà nelle città è quella del trasporto, degli spostamenti, della mobilità, perché poi quando i trasporti pubblici latitano il problema è davvero serio, e c'è chi lo ha risolto condividendo l'auto, il passaggio magari per andare al lavoro. Il nostro Giorgio Brancia è andato a Torino e ha cercato di capire da vicino come funziona un'app che si chiama JoJob. È una piattaforma che permette ai cittadini di condividere la stessa auto, tante persone insieme in quell'auto, per andare appunto al posto di lavoro. Vediamo. Siamo a Torino e ci troviamo qui dove è nato JoJob, il servizio web e l'app che servono appunto per il carpooling aziendale. Cosa significa carpooling? Condivisione dell'auto tra privati, tra dipendenti della stessa azienda o di aziende limitrofe per il tragitto casa-lavoro. Ora vi mostrerò come funziona la nostra app, che è molto semplice, per raggiungere appunto la mia sede di lavoro. Per prima cosa, quando vi iscrivete su JoJob, dovete ovviamente inserire il vostro itinerario, quindi dire qual è il vostro tragitto casa-lavoro. Una volta che avete inserito il vostro itinerario, sarà direttamente JoJob a dirvi quali sono gli autisti e passeggeri più comodi a voi, e quindi vi potrete mettere d'accordo con loro per decidere l'orario di partenza oppure anche solo per il tragitto lavoro-casa, quindi a che ora farvi riportare a casa. Adesso noi faremo appunto un viaggio con due dipendenti di aziende limitrofe alla mia, ma una è già parecchio tempo che viaggiamo insieme, mentre l'altra è proprio nuova, quindi è da poco che lavora nella mia zona, l'ho trovata su JoJob e quindi ci siamo scambiati in contatti ieri e oggi viaggeremo assieme per la prima volta. Ora andiamo a prendere Chiara, che è appunto una ragazza che ho conosciuto grazie a JoJob un annetto fa e con la quale condividiamo l'auto praticamente tutti i giorni per andare al lavoro, e grazie a JoJob ho scoperto che è proprio una mia vicina di casa, quindi ormai siamo anche ottime amiche oltre che carpoolers, diciamo. Eccola lì.
Ciao Cri, buongiorno. Ciao Chiara, buongiorno. Come stai? Tutto bene, tu? Bene, anch'io, grazie, ti aspettavo. Oggi abbiamo fatto un po' ritardo. È utilissimo condividere insieme l'auto, sia per risparmiare, perché riusciamo ad alternarci nella gestione appunto delle spese prendendo una settimana a testa la macchina, ma soprattutto per condividere il viaggio, quindi avere un tragitto casa-lavoro molto più divertente, simpatico. In totale credo che avrò risparmiato in un anno circa 1000 euro, non ho fatto un calcolo proprio preciso, però comunque l'applicazione dopo ogni viaggio ti dice appunto quanto è costato il tragitto, e il tragitto non è lunghissimo, però rimane comunque una grossissima cifra. Ora andiamo a prendere l'ultima passeggera, quindi una nostra nuova JoJobber. Dove si trova lei? Eccola! E lei. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Sara, molto Chiara, piacere. Ciao. Piacere, ciao, Cristina. Piacere. Benvenuta nel nostro team di JoJobber. Come siamo arrivati, e io sono l'autista, devo ovviamente chiudere il viaggio. Quindi cliccherò su chiudi il viaggio. Quindi saprò esattamente quanto mi devono dare i due passeggeri, quanti chilometri abbiamo effettuato insieme, e la CO2 non è messa. In questo caso abbiamo certificato il nostro viaggio in carpooling, abbiamo fatto del bene all'ambiente e soprattutto abbiamo fatto bene anche al nostro portafoglio, perché abbiamo risparmiato in 3. La tecnologia funziona per l'economia della condivisione, di cos'altro c'è bisogno? Beh, la dimostrazione è che oggi abbiamo a disposizione anche un digitale che permetterebbe una moltiplicazione delle storie che abbiamo sentito a livello territoriale. Secondo me il segreto italiano è mettere insieme una condivisione fisica, reale, che avviene sui territori, con una condivisione d'uso che poi diventa immediatamente relazionale, che può avvenire attraverso il digitale. Io lo sto provando un po' con gli oratori e succedono delle cose eccezionali a quel quanto punto. È vero, io lo sto provando con lo scambio delle case, che consiglio a tutti, che è veramente il valore aggiunto, è proprio quello delle relazioni, come dice Johnny. Volevo chiedere, no? Siamo partiti da quel grafico, abbiamo visto i 7 milioni di italiani che vanno veramente in serio affanno per potersi curare, si indebitano, 2,8 milioni secondo la stessa fonte hanno dovuto vendere la casa o svincolare dei risparmi. Voi, prima lei ci diceva l'assistenza nel colonnato alle donne in gravidanza, ma come fate fronte alla questione, insomma, che richiede dei costi onerosi delle cure specialistiche? Allora, innanzitutto diciamo, molti di noi sono specialisti, quindi per esempio sull'ambulatorio del giovedì, che è un ambulatorio di generi in qualche modo. Quindi suddividete per giornate? Noi ci suddividiamo per giornate, per competenze specialistiche che includono anche una linea di esami di primo livello, quindi l'elettrocardiogramma, le ecografie, ostetriche, l'ecografia senologica. Adesso stiamo valutando anche se dare vita a un piccolo presidio, diciamo, per gli esami ematochimici più urgenti, e credo che questo verrà nel prossimo autunno. Quindi in realtà la nostra idea da sempre è stata quella di concentrare in un unico punto più valenze mediche, in modo da dare maggiore risposta. Per dare una maggiore risposta, e perché si risponde anche a un criterio che secondo me è molto importante in medicina, che è quello di una visione d'insieme del bisogno di salute della persona. E sul sito si trovano tutte le indicazioni, no? E sul sito si trovano. Il nostro sito si trova www.medicinasolidale.org, questo che state vedendo, che sì, lo stiamo aggiornando, perché stiamo aprendo nell'estate due nuovi punti, uno con i missionari scalabriniani, lo abbiamo già in parte avviato a Casa Scalabrini, l'altro a Cinecittà, che sarà un diurno polifunzionale rivolto ai bambini vulnerabili. Io spero che i nostri telespettatori abbiano preso nota, ma sicuramente posso dire una cosa su questo, cioè per spiegare. Credo intorno al 35% dei ricoveri ospedalieri in Italia sono impropri. No, il 75%. Guarda, io sono stato modesto. Cioè, perché sono fatti con sono per i cronici. Esatto. Il tema dei cronici è il tipico tema territoriale che per essere trattato bisogna di alti livelli di condivisione, cioè di capacità di supporto reciproco, perché altrimenti la spesa diventa troppo alta. Ora,
Cioè, è molto evidente che se noi riuscissimo a fare un'operazione intelligente fuori dalle lobby che controllano il sistema sanitario, riusciremo a essere più efficienti, non solo più a risparmiare, aggiungo, no, un po' più felici. Perché il problema è che le persone muoiono tristi. I primi, capito? Che ci hanno detto di no, però sono quanti stati proprio, i politici regionali. Ecco. Cioè, in realtà, quando abbiamo avuto dei colloqui, ci hanno detto, forse è meglio che non dico chi, ma questa medicina solidale, in fondo, io con quale DRG la pago? Ecco, cioè, questa è una questione annosa, ci dedicheremo una puntata intera a questo argomento e anche alle resistenze che ben conosciamo. Johnny, mi pare di capire che, insomma, se torniamo allo spirito un po' dell'Italia che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, un'Italia che condivideva persone di opposte appartenenze politiche che cercavano di costruire un futuro comune, oggi l'impressione è quella di un paese spaccato, l'impressione è il paradosso di mezzi di comunicazione e attraverso questi mezzi invece che dialogare. Beh, ma facciamo un esempio sugli immigrati, così facciamo. Arriviamo in fondo. Sì, ma è talmente evidente. Cioè, il punto è appunto che o sono solo utenti o sono ladri. Questo è il dibattito, capito? È un dibattito sbagliato. Proprio sbagliato dal punto di vista dell'impostazione. Il punto è non pendolare dentro questa polarizzazione, ma riuscire a costruire delle condizioni sostenibili in cui condividiamo il futuro, perché questi sono tutti giovani, qui bisogna riuscire a condividere il futuro. Prossimo progetto della cooperativa? Questo blocca la condivisione. Il prossimo progetto, certo, ce ne sono tanti. Ne scelgo uno. Sono delle ragioni. È la realizzazione di un albergo diffuso per recuperare le case sfitte nel centro storico. Andiamo da Simone per i telespettatori. Sì, ci stanno scrivendo, continuano a scriverci. Cominciamo con Barbara. Io ho 85 anni, vivo sola e posso assicurarvi con esperienza di condivisione farebbe bene sia al cervello sia all'anima. Filomena, condividere un problema è senza dubbio meraviglioso, ma vorrei far notare che non sempre si hanno le energie sufficienti, specialmente oggi è sempre più difficile fidarsi e affidarsi al prossimo. E la risposta però arriva da un'altra signora che ci ha scritto e dice: sono una persona sola, ho una casa al mare inutilizzata, vorrei andarci con qualcuno, sarebbe bello offrire la mia ospitalità, mi farebbe davvero piacere. Questo ci piace moltissimo, quest'ultima proposta è bella, va in quella direzione. Senti Johnny, siamo proprio in chiusura, però siamo anche curiosi, abbiamo capito quali sono i vantaggi, la grande bellezza del condividere. Sulla base della tua esperienza, che cosa costa un po' più fatica? Poi si supera anche quella fatica, ma insomma la fatica dove sta? Beh, che l'altro è anche una ferita. Cioè, ma questa è la dimensione della vita. Cioè, l'altro non è solo qualcosa che accontenta un mio bisogno e che mi fa piacere. L'altro, in alcuni momenti, come insegna il matrimonio e qualsiasi rapporto d'amore, passi delle fasi in cui l'altro lo devi anche sopportare, lo devi portare con te. E qui abbiamo un problema, che noi delle virtù classiche che ti aiutano a fare questa azione le abbiamo tutte dimenticate, perché immaginiamo sempre i piaceri immediati e la soddisfazione immediata. Credo che ci sia da recuperare il senso della fiducia della relazione tra grazie tutti. A Johnny Dotti, grazie a Lucia Ercoli, grazie ad Alessia Checchia per essere stati con noi. Grazie davvero. A proposito di condivisione, noi non potevamo non condividere un evento bellissimo per TV 2000 e ci sarà una serata splendida, non so se della regia c'è il tempo per mandare il nostro spot, ecco, sì. Vogliamo mostrarvi che serata ci attende, che cosa festeggiamo. 10 anni di emozioni, gioie, tensioni, prove, debutti, incontri, sul palco, in platea, dietro le quinte, nel sottosuolo, nel cielo, sui monti, sull'acqua, nel deserto, al chiuso, all'aperto, nel cuore e nella periferia del teatro, perché tutto il mondo è palcoscenico. 10 anni di retroscena, 10 anni di vita nel teatro. Martedì 26 giugno alle 20:30 vi aspettiamo al Teatro Argentina di Roma per festeggiare insieme i 10 anni di retroscena con Viva il Teatro. E non perdiamoci di vista. Grazie.
la scena il programma dedicato al teatro del nostro collega Michele Ciancalepore, al quale oggi, permettetecelo, mandiamo un abbraccio speciale. Davvero speciale. Davvero speciale. Tutti voi l'avete sentito, potete partecipare ai 10 anni di retroscena al Teatro Argentino il 26 giugno. L'ingresso è libero, è gratuito fino a esaurimento dei posti. Viva il teatro, viva Michele Ciancalepore, noi vi aspettiamo. Chi non ce la facesse essere fisicamente lì, vogliamo ricordare che TV 2000 trasmetterà questo evento in prima serata alle 21.05 il 6 luglio. Per questa sera vi vogliamo invece segnalare un altro appuntamento da non perdere qui su TV 2000 alle 19.30 e alle 23.45 in replica. Andrà in onda l'Odissea americana dei bambini migranti, il documentario del regista Andrea Salvadore, realizzato proprio lungo il confine tra Messico e Stati Uniti, balzato in queste ore agli onori delle cronache, dove tanti bambini sono stati separati, come avete letto nelle scorse settimane, dalle loro madri. Una vicenda drammatica che ha fatto indignare l'America civile e il mondo intero. Quello che TV 2000 vi propone questa sera è un documentario che nessuno, dico nessuno, può perdere. E allora grazie a tutti per averci seguito. Grazie. Noi davvero, puntuali, lunedì, 13.50, vi aspettiamo.